Quando sei lì in, eh, in attesa della partenza sulla moto, sulla pista, ai nastri di partenza, a che pensi? A niente, lì è il momento in cui si resetta il cervello, e chiudi la visiera e poi ci siete il team e la moto e gli altri. Basta, non pensi a niente dopo. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ben ritrovati alla settima puntata del podcast Siamo Presente, il podcast che la Regione Toscana con il progetto della nostra generazione che si chiama Giovanni Si ha realizzato per raccontare storie di nostri coetanei che in Toscana sono già il presente in qualcosa, in un settore, inseguendo la propria passione, il proprio sogno, nonostante le difficoltà che ognuno di noi vive nella propria vita. Quindi raccontiamo storie reali. Senza nascondere quei momenti difficili che viviamo, ma che ci rafforzano e ci permettono di inseguire quel sogno o magari di cambiarlo e inseguirne uno nuovo. Oggi parliamo di qualcosa di particolare che mi rende un po' ignorante nel settore, ma proprio per questo mi sono messo in difficoltà, perché comunque ha a che fare con la Toscana. Noi in Toscana abbiamo un bel circuito di motociclismo che si trova al Mugello, è l'autodromo del Mugello, e allora oggi abbiamo deciso proprio di parlare di questo sport, il motociclismo. Lo facciamo con un pilota, con un campione, perché lo è già diventato e gli auguriamo di continuare a farlo, che è un giovanissimo ventunenne toscano e si chiama Mirko Gennai. Ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Io sono felice di incontrarti per la prima volta perché in questi mesi ci siamo sentiti, mi hai tenuto aggiornato, me il Presidente Gianni, sulla tua carriera e noi cerchiamo insomma, di sostenere i vari giovani impegnati nello sport che rappresentano Firenze e la Toscana eh, nelle, nelle altre regioni, in Italia, magari anche nel mondo. Intanto iniziamo da questa tua passione. Come, come sei diventato un pilota di moto? Come mai? Quando è nata questa passione? Beh, eh, la passione è nata fin da piccolo. Eh, All'età di 4 anni mm -hmm. mio babbo mi ha regalato la prima mini moto, Ho iniziato, diciamo, a provare in un parcheggio. Sì? E comunque mio babbo già correva motocross moto e eh, con l'enduro, quindi diciamo in famiglia c'è sempre stata questa passione. All'età di 4 anni mi ha messo, insomma, su questa mini moto come mm -hmm. mio fratello e dopo è andato è iniziato tutto diciamo la storia di tutti i campioni cioè partire da una minimoto e poi da lì passare alle moto alle moto vere e proprie eh? esatto esatto sì quattro anni è veramente, veramente piccolo quattro anni eh, ho imparato prima ad andare in moto che camminare <ride> e come è stato? Eh, diciamo mi ha dato tutto questa passione per adesso nella mia vita e quindi ne sono grato e chi è che ti ha aiutato oltre al babbo a inseguire questa passione? Beh, sicuramente tutta la famiglia, perché senza di loro non potevo andare avanti, essendo uno sport molto difficile, molto dispendioso. E quindi anche con gli sponsor. All'inizio, da piccolino, abbiamo sempre durato fatica. E mio babbo mi faceva da meccanico perché i team costavano troppo e quindi. quindi... Diciamo, è andata avanti così fino al 2019, 2018-19, eh, quando sono entrato a far parte di alcuni team eh, italiani e quest'anno fermai il primo contratto con, con un team del, del Belgio. Senti, ma hai sempre fatto, sei sempre stato a bordo di una moto, anche da bambino, ragazzo, cioè dai quattro anni in poi hai continuato a portare avanti questa passione? Sì, sì, certo, no, no. Ho abbiamo fatto sempre diciamo, um, una crescita, sempre di... ci sono tante categorie abbiamo iniziato, abbiamo iniziato con, eh, con la WISP che è il campionato diciamo, qui della, della Toscana um, poi pass abbiamo, siamo passati a fare il campionato italiano e dal 2020 sono diciamo, all'interno del mondiale ecco. e quan quanto è stato difficile portare avanti questa passione non solo per i costi sicuramente importanti? Beh tanto tanto perché più vai avanti più ti scontri con, uh, con una realtà molto difficile uh, vedi persone diciamo cioè team che oltre al talento diciamo non è, non è uno sport molto meritocratico quindi io ho avuto una botta di fortuna nel 2020 che mi hanno offerto di partecipare al mondiale quasi gratis eh, se no tutto questo non, non riuscivamo a farlo, ecco. E quanto è stato importante avere intorno a te persone che ti aiutassero a inseguire questa passione senza lasciarla da una parte, dati i costi, dati, data la fatica insomma di portarla avanti? Beh tanto perché diciamo che l'impegno è molto grande, eh, devi, anche fin da piccolo devi partire una settimana al mese per le gare, quindi hotel, viaggi, allenamenti, fai una caduta, pezzi di, di ricambio per la moto, quindi è stato veramente difficile, però mi ha dato tante emozioni. Dite, però insomma non andavi magari insieme ai tuoi amici a fare una vacanza, a fare una bevuta in discoteca perché dovevi andare a inseguire questa passione. Esatto, no, la, no. la capivano i tuoi amici. Sì, 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 eh. non capiscono tuttora eh. perché io discoteca zero <ride> e quindi solo un, un obiettivo e però se lo vuoi queste sono piccolezze che le passi tranquillamente. Eh, le passi tranquillamente. Senti, il ruolo del babbo in questa, in questa sfida nel portare avanti questa passione? Eh, sì è stato fondamentale lo è tuttora sicuramente perché non ha mai saltato una gara in vita mia un anno che ho preso il covid e quindi è, è dovuto rimanere a casa <ride> ed era stata la prima volta in cui ho vinto il mondiale quindi <ride> esatto quindi diciamo e come ti ha seguito da, da casa? sì su sky live sì, su, sì, sky. su in tv mi, 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 ha, mi ha guardato e che hai pensato quando stavi lì arrivando alla vittoria eri primo eh. a che pensavi in quel momento finché non, non tagli il tuo guardo non pensi a niente in gara sì, hai totalmente la testa vuota. Davvero? Sì, sì, esatto, non, non, non pensi a niente. Non è che pensi dici, adesso ce la faccio. No, no, no esatto, lì è proprio è istinto. E, diciamo, ragioni solo con quello. Sì, <ride> esatto, sì. E quando, quando hai finito? Lo hai chiamato al telefono? Prima ha fatto festeggiamenti. Sì. Eh, perché poi dopo fin finito la gara c'è un'ora di interviste, tutte le cose un po' burocratiche, no? Sì, sì. E quindi, dopo, sì, sì, certamente, appena sono tornato alla box, eh, abbiamo telefonato a casa. E che vi siete detti ah. adesso? cioè, Era felice perché una vittoria mondiale, soprattutto la prima, è, cioè, è indescrivibile come, come emozione. Te l'aspettavi quel giorno? Me l'aspettavo prima, perché sono stati tutto l'anno a fare podi secondo, terzo, secondo, terzo, e quindi non ce la facevo più. E, e poi l'ultima gara del campionato è venuta fuori in una maniera anche speciale. Perché? Perché a parte per il casco, che era la prima gara. Con il casco di, de, dedicato a Firenze, quindi con il Giglio, con tutto lo skyline di Firenze sul casco, uh, quindi, diciamo, è stato un portafortuna. E poi, durante la gara, circa alla metà della gara, un contatto con un altro pilota che era caduto davanti a me mi ha fatto ritrovare ultimo e, e lì è stato difficile rimontare. E tornare primo in cinque giri quindi, diciamo, è stato cioè, magnifico. E quando cadi, non ti viene la voglia di dire vabbè pace, adesso ormai mi hanno superato, non riesco a riprenderti. No, quando cadi, prendi il core sulla moto. Ragazzi, se, se puoi partire, parti, se no, se è troppo distrutta, <ride> non, non ci si fa. Senti, qual è il tuo rapporto con la moto? Eh... Senza non ci potrei vivere, sì, eh. questo è sicuro, sì. Più importante di, eh, di una persona cara è l'amico la, migliore? Eh, questa domanda eh, è tosta, però ti direi di sì, perché sono cresciuto con quelle, come ho detto prima, mi hanno dato tutto, quindi... In pista siete te e la moto e basta. Io e la moto, sì. Però dietro c'è tutta una squadra, c'è un team, quindi diciamo siamo noi e la moto. Senti, ecco. gli hai dato un nome alla moto attuale? No, alla moto no, no. attuale no. È il primo anno che corro con questa moto, però ancora bisogna trovarci. Senti, la, la giornata tipo, la settimana tipo di un campione di motociclismo? Raccontacela un po'. Allora... Il lunedì che si fa? Ah, vabbè, parte allenamento tutti i giorni. Dove? Quindi, palestra, corsa o bici uh, in media faccio? la giornata di allenamento? Direi due... a che ora ti svegli? Ah, mi sveglio alle 8 e mezza, 8-8 sì. e mezza. E faccio colazione, aspetto il tempo. La colazione del campione, come è fatta? Allora, yogurt e due fette di pane ah. con uh, creme proteiche o ah. quant'altro. E poi tutti gli integratori che servono per il corpo. E poi vado ad allenarmi. È torno... una palestra a casa? Sì, 10 eh, minuti da casa, una palestra. Sì. Se no, vado a correre. Stamattina sono stato a correre. Quante corse? <ride> Ho fatto stamattina poco, 5 km eh. Altrimenti? Altrimenti? Ultimamente cerco di fare sempre 10. 10. Esatto comunque è un'ora di corsa è importante anche il fisico insomma è vero che corri con la moto ma devi essere fisicamente pronto a starci sopra molto moltissimo eh. tanti pensano che sia la moto a portare noi e invece siamo noi a portare la moto <ride> e quindi cosa serve essere in, insomma magri quindi serve essere leggeri leggeri essere più la moto va forte sì? e i muscoli contano eh, conta la resistenza la resistenza conta molto anche e soprattutto la testa cioè? Ah, perché devi... Ad esempio, dopo una gara io di fisico sto benissimo, ma di testa sono stanco. E anche gli occhi. E... Perché sono occhi... Perché sono sempre occhi, diciamo, per mezz'ora sono concentrati a vedere ogni minimo movimento, non anche di me, ma soprattutto anche degli altri piloti intorno. Perché magari in una curva entra un pilota, vedi con la coda dell'occhio, quindi devi alzare la moto. <ride> E non è facile stare concentrato per 30 minuti al 100%. Ecco. Sì. La testa, invece? Eh, la testa serve perché, a parte che quando si gira, come ti ho detto, siamo sempre con la testa vuota, però eh, ci studiamo un po' la tecnica di gara. Eh, ad esempio, nella mia categoria siamo tantissimi, siamo 34 piloti, eh, diciamo lì. 20 possono vincere da quanto è competitivo il campionato e, quindi devi studiarti tutte eh, le posizioni per iniziare l'ultimo rettilineo nella giusta posizione per arrivare davanti perché con le scie ti sorpassi eh, e quindi devi studiare ogni singola posizione ti conosci tutti gli altri sì, sì, sì. Ma dentro, dentro la pista siamo tutti nemici. Fuori invece siamo tutti grandi amici. E come fai a studiarteli? Vai a vedere i video di come si allenano? No, no, li studi durante la gara. Ah, Durante la gara guardi quante persone riesci a sorpassare, magari te inizi il, il rettilineo quarto. Sì. Ti studi, vedi che con quanto uscite, arrivi in fondo sei primo, quella è la posizione giusta. Se sei settimo, magari arrivi in fondo sei terzo... Quella non è quella giusta. Dipende da queste cose qua. Riesci a parlare con la tua squadra? No, 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 non, non abbiamo avete... niente. Loro hanno una tabella che ci, che ci spongono nel rettilineo. È facile guardare, guardare la tabella? Oh. Sì, 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 sì. Non è un problema. No, è un colpo. Di... Lo guardi in un secondo, un secondo, poi sguardo dritto. E come A quale velocità arrivi al rettilineo? Allora al massimo? Con le nostre. Gara. Non molto, cioè per, tanti, per tanti diciamo per il pubblico può essere tanto, eh. ma per me sembra di essere fermo. A volte mi sembra di andare più forte con lo scooter per strada, anche se sono a 60 all'ora. Eh. però si toccano velocità sui 220 km/h. Ed è il limite che avete? Sì, 120 sì, per le nostre sì, limitate. le categorie sopra aumenta. Ecco. Invece ad allenarti, c'hai qualche moto che supera questa velocità? o no, no, ti no, devi no. abituare a quella. Sì, io mi alleno soprattutto con la moto da cross Ecco, perché? Perché, perché fisicamente e mentalmente, è il, secondo me secondo tanti piloti, infatti tanti piloti È più faticosa come moto Sì, molto e Quindi ti, ti aiuta ad allenarti Esatto, esatto E dove ti alleni con eh, la moto da cross? Qua in Toscana è un po' difficile perché le piste sono lontane, la più vicina è un'ora e mezzo Dov'è? Eh? Uh, vicino a Grosseto. Ah, vicino a Grosseto. Esatto. Dobbiamo migliorare eh, gli impianti sportivi. Più impianti, più impianti sportivi. <ride> <ride> esatto. Quindi sì, non è facile. Quindi ogni giorno mi, mi dicevi ti alleni fisicamente? Tutti i giorni? Sì, tutti i giorni? Sabato e domenica no. Sabato e domenica cerco di andare in moto. Ah, ok. Però sempre allenamento. Quindi, sulla moto sali il sabato e la domenica? Durante la settimana alleni il fisico. Dipende, dipende, dipende. come organizzo la settimana. Eh. Se riesco ad andare anche il mercoledì o il giovedì in moto, è meglio. Se in no... gara quando vai? In gara vado. Quest'anno col calendario. Abbiamo una gara ogni mese, circa ogni mese. che parte dal campionato da aprile fino a ottobre, ho capito. E dove andate, in tutta Italia? Eh, siamo in tutta Europa. In tutta Europa. In Italia abbiamo soltanto una, una gara. Dove la fate? A Misano. Quanti italiani siete nel campionato? Eh, circa 6-7, penso. 7. Come fai a pagare tutte queste trasferte? appunto eh, dolente questo. Eh, no, gli cerchiamo sponsor. gli sponsor. Ed è facile trovarli? No, no, per niente, <ride> Soprattutto non essendo molto seguito qua in Toscana, le, le aziende toscane non, non gli interessa molto questo sport. Quindi. però il campionato dove si vede? Su Sky Sport, su Sky sport. Sì, live su Dazon, DAZON. e su un, sulla piattaforma del campionato. E mi dicevi, ci sono due campionati: uno è la MotoGP. Spieghiamolo esatto. a chi ci segue. Qual è quello che te non fai? Quello della MotoGP. Io faccio il campionato della mondiale Superbike. Ed è l'altro, sono due campionati mondiali: sì, una è esatto. MotoGP e una è Superbike. Esatto. E la differenza è nella moto? Sì, la differenza è nella moto: che nella Superbike ci sono moto derivate di serie, cioè uh, moto che puoi trovare al concessionario. Ah, concess poi modificate naturalmente, però tu esatto. trovi. Mentre, sì esatto esatto Mentre nella MotoGP esistono soltanto prototipi non vendibili Quindi ce l'hanno loro e nessun altro Senti Moto3 a che velocità vanno? Moto3 sei sui penso 250 60. Ah quindi leggermente sopra di voi Sì però sono molto più leggere quelle Senti se ti dico che la, eh, il motociclismo è lo sport più pericoloso <ride> È vero o no? Può essere Può essere, sì. Pericoloso è molto pericoloso. Però sono stati fatti passi in avanti per la sicurezza? Sono sempre stati fatti passi in avanti per la sicurezza, come può essere l'airbag. Noi abbiamo dentro una tuta l'airbag, che quando rivela, ehm, rileva un movimento, diciamo, brusco, eh, come può essere una caduta, esplode prima che te atterri sull'asfalto. Però sì. il ehm... casco com'è? Il casco... Su quello non c'è stato fatto molti miglioramenti perché sono già arrivati. Eh. Eh, però Invece no. le gambe come sono protette? Gambe quasi per niente. Abbiamo soltanto gli stivali che sono un po'... Dentro c'è cioè uno stivaletto rigido per Quindi non... Se, fare... se, sa, se una moto ti passa sopra i piedi dovrebbero salvarsi. Dovrebbe, esatto. Le gambe no invece, però nella <ride> MotoGP... Mh... No, no, gambe niente, sempre niente. Abbiamo, qui ci sono, fino alla coscia, sì. fino al femore, sì. c'è l'airbag. C'è l'airbag. Poi da, mh, sotto niente. Ti è mai capitato di cadere in sì, gara? Sì. Eh, molte volte. Sì. <ride> Purtroppo. Ti, ti sei fatto male? C'è un modo per cadere? No. Sì, sì. Perché non, te, non è che ti prepari a cadere, quindi. non mi preparo, però diciamo c'è un modo: sì. ti può aiutare in te stesso, a rotolare quando vai nella ghiaia perché accanto al circuito c'è la ghiaia, la ghiaia esatto. che ti fa rallentare. Se invece caschi in pista, devi, devi sperare che Devo nessuno, che nessuno, ti nessuno mi prenda. <ride> sei cascato anche perché avevi davanti a te qualcuno che è cascato e quindi per evitarlo sei dovuto cadere? O... No, più che altro l'anno scorso da solo, sempre da solo. Mentre gli anni passati mi, mi centravano sempre, ah, che... altri piloti. Ah. <ride> Senti, sei caduto da solo perché hai preso una curva troppo veloce? No, perché era un weekend che pioveva ero in Repubblica Ceca: pioveva sempre. Tutti i turni pioveva Noi abbiamo le gomme per la pioggia, però non, non hanno la stessa aderenza sull'asciutto. Certo. E quindi lì un minimo come. diciamo, superi il limite. Vai per terra, ah, e quindi lì... quando c'è la gara quando c'è la pioggia in gara, è quasi certo. Che qualcuno casca: il eh, sì, 99%, qualche dono E far cadere la moto vuol dire spendere un sacco. Poi in riaggiustarla. Eh, dipende da che contratto uno ha. Eh. Perché in alcuni team spendi più all'inizio, ma... però poi c'è un'assicurazione. Esatto, ti, ti ricoprono tutti i danni che fai. Mm -hmm. Senti, come, come va con la gestione dell'ansia pregara? Per fortuna la gestisco molto bene, non ho mai ansia, non ho mai nervoso. E come fai? Non lo so. Spiegaci Penso sia natura segreto. questa. <ride> Com'è possibile? Non lo so. Fin da piccolo no, non ho mai sofferto niente di queste cose qua. Sono abbastanza tranquillo, sono gioiale. Parlo sempre con, team, con il team, con gli amici. Quindi mi tengo distratto. Eh. Non, non vuoi stare da solo fermo? Zitto, no, no. Se sto, se, ecco se sto fermo in un angolo, magari con le cuffie e la musica mi sale l'ansia. Se io invece pregare parlo... prima di montare in moto quando sei nel box ah parlo con tutti, devi parlare con sì, sì, ma anche di scemenze. Sì. Sì, sì. E invece quando sei lì in, in attesa della partenza sulla moto, sulla pista, ai nastri di partenza, a che pensi? Ma niente, lì è il momento in cui si resetta il cervello, e chiudi la visiera e poi ci siete il team e la moto e gli altri. Basta, non pensi a niente dopo. E dura 30 minuti, eh? Sì, sì, sì. Molto. Quando esci fuori, se arrivi secondo e terzo, che pensi? Che non Quindi ho fatto bene il lavoro, no. <ride> devo finire prima. No, quest'anno c'è soltanto quell'obiettivo lì. Quindi se esco secondo, terzo, quarto, quinto un po' mi girano. Eh, eh, eh. Però è importante la costanza nel nostro campionato. La costanza è fondamentale. Sì, sì. Non ti devi abbattere. No, no, la costanza è proprio anche di arrivare fino in fondo. Mm -hmm. Anche non secondo, terzo, anche fuori dal podio è importante perché funziona a punti quindi il campionato. Deve arrivare in su il più possibile. Esatto, esatto. Senti, gli idoli che ti hanno fatto appassionare, oltre al babbo che è stato il primo a farti salire su una moto, chi erano i tuoi idoli? Allora, fin da piccolo, Antonio Hairoli, che è un pilota di Moto rossa, quindi neanche il, il mio sport. Però, infatti, prima da piccolo correvo con, con, con il suo numero e poi l'ho cambiato. E... Però, diciamo, fin da piccolo sono sempre stato appassionato. Vedendo le sue gare. Ah, ecco, ah, non me l'aspettavo, mi aspettavo <ride> più i soliti noti tipo Valentino Rossi. Ah. E... No, no, no. Senti il rapporto con Firenze. Te sei fiorentino. Sì, sì, sì. Che rapporto hai con Firenze? Beh, un bel rapporto. Eh, ah. Anche se ci sono poco, sono sempre molto in viaggio fra allenamenti e gare o test con il team però è una città dove si sta benissimo, è tranquillissima, quindi diciamo, ci sto proprio bene. Mm. Sono stato anche... Manca solo un impianto per fare le avvenimenti. <ride> esatto. Senti, eh, se tu dovessi pensare a, alle sfide che hai avuto no? nel, nel tuo passato, cioè, quali sono stati i momenti più difficili che hai dovuto superare, oltre a quelli dei costi? Eh, della costanza anche quando non riusciva ad arrivare primo è stato qualche momento in cui hai detto basta cambio non fa per me no no non c'è mai stato questo diciamo dubbio non, non ho mai pensato di smettere eh, anche se ci sono stati momenti difficili tipo tipo fin da piccolo sempre per la cosa del budget eh, sai quando a un bambino, a un ragazzino, giovane, um, gli viene quasi tolto il suo sogno, per, soltanto per questioni di budget, non è bello. Da piccolo non, non riesci neanche a accettarlo. Certo. Sai, adesso ho 21 anni, um, sono consapevole che è così e se non ce la dovessi fare... Il tuo eh, sogno da bambino era quello di fare... Il pilota. Il pilota. Esatto. Un altro sogno? Non l'hai scoperto. Non l'ho scoperto. <ride> Spero di non scoprirlo. Bravo, bravo. E noi te lo auguriamo, te lo auguriamo. Senti, altri sport, altre passioni che hai avuto oltre a questo? Allora... O sei sempre stato concentrato? Oltre alle moto, io ho fatto moltissimi sport fin ah, da piccolo. Tipo... Ho fatto nuoto, ho provato a giocare a tennis, ho giocato molto a calcio. Eh, ho, ho fatto anche pugilato due annetti. Eh, quindi diciamo... Lo sport è la mia vita, quindi senza sport e senza moto... Che ti ha dato lo sport? Che insegnamenti ti ha lasciato lo sport? La moto? Cioè, nel vederti bambino, nel vederti adesso, sicuramente il tuo carattere è cambiato, no? Sì. Quali tratti caratteriali sono venuti fuori grazie a questo sport? Probabilmente questo, questo sport eh, ti rende molto forte. Anche come, come carattere, come persona, perché superi tanti momenti difficili da bambino, quindi ti fortifica molto. Uh, però, diciamo, per la mia storia passata, di non smettere mai di credere in, in ciò che fai, perché sennò, sennò è finita. E per fortuna ci ho sempre creduto, e ci hanno sempre creduto anche la mia famiglia, perché sennò non ero qua. Senti, il motociclismo è uno sport pericoloso e questo lo abbiamo detto. Eh, allora mi chiedo, che valore dai alla vita? Cioè, sappiamo che la vita insomma, eh, non è infinita, no? E quindi uno cerca di evitare i rischi. Andare sulle moto vuol dire aumentare il rischio. Allora mi chiedo, co cos'è la vita per te? Eh, con una sola risposta, con una sola parola, ti risponderei moto. <ride> Se no, a me piacciono tutti gli sport estremi: quindi dove c'è la dellina, dove c'è um, il rischio. Quindi non so per darti un, un valore della vita. Perché, diciamo per me, finché io mi diverto, basta quello. E la paura per te, cos'è? Devo... Conosci la paura? Non saprei non saprei risponderti <ride> perché sicuramente c'è la paura nello sport perché no non fareste anche determinate cose però diciamo che non la senti non la senti non è, non è un peso senti il rapporto con il tuo team che c'è in un team di un campione allora nel team come è fatto il team diciamo parte anche da casa non è soltanto il team che c'è nei weekend di gara ma anche tutta la preparazione che c'è dietro, sia alimentazione, sia, sia uh, sulla preparazione atletica. Uh. Però ho uh, un buon rapporto anche con. Uh, perché quest'anno, dopo quattro anni, con lo stesso team ho cambiato. Ah. Prima, ero un team uh, che abitava a Monza. Che era di Monza e invece ora mi sono spostato in un team straniero del Belgio. Ma riesci a parlare comunque italiano? No, no, inglese. Inghilese. Anche se eh, c'è un meccanico che mi sono portato dietro da, dagli anni scorsi, eh, che è italiano e io parlo con lui, però parlo benissimo anche con il team. E chi c'è nel team? Eh, meccanico. Il meccanico. C'è il meccanico, c'è l'elettronico che gestisce tutta l'elettronica al, sì. alla moto. Al computer c'è un sospensionista che ti prepara la moto in base alle condizioni climatiche o, sì. o quant'altro, eh, c'è il capo del team, c'è il, il ragazzo che si occupa diciamo dei comunicati stampa, eh, dei tutte le pratiche, esatto. Quindi, come team, per uh, un pilota, è molto, mo molto numeroso di fatto di persone. Esatto. Senti, ai giovani motociclisti che ci guardano. Che consigli daresti? Eh? Eh. Cioè qual è il consiglio che avresti voluto da un eh, Mirko Gennai 21enne quando eri bambino, ragazzo, per continuare in questo sport nonostante tutto? Eh, è difficile, Io direi che è difficile andare avanti uh, soprattutto se hai avuto una, una, diciamo, una condizione come la mia perché il, la moto è fatta di famiglie molto ricche, i piloti, eh, quindi riescono a finanziarsi anche da soli. Eh, però se non sei uno di quelli eh, direi che è molto difficile. È tosta, non smettere mai di, di crederci perché se no è finita, non vai, non vai avanti eh, Nonostante la difficoltà, insomma, un po' di determinazione, se c'è, alla fine costruisci strade dove non esistono, esatto, esatto, sì. Senti. Il Babbo nel box ci sta. Lo fai stare? Sì, eh. poche volte, ma si. Sì. <ride> Altri in famiglia che vogliono stare nel boxe, mamma, solo oh. nelle tappe italiane, nella tappa italiana, perché sì. all'estero non, non, viene. non viene. No, deve lavorare. La mamma accetta lavoro. la moto. Sì, 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 ah. per fortuna ha sempre, sempre accettato, sì, sì, fin da piccolo, anche se sicuramente aveva paura, più paura di tutti, però ha sempre accettato. C'è un portafortuna che porti con te nelle trasferte, ce sì. lo puoi dire? È un ognomo, è un, un ognomo che mi hanno regalato quattro anni fa, il primo anno di mondiale, data dalla mia stazza, perché sono un metro e sessanta, quindi sono... Sei perfetto per le moto, perché non sì, bisogna essere sì. alti, vero? Perf sei auto, perfetto Sei nato per andare in moto <ride> Esatto, tanti mi dicono Oppure un fantino Un fantino, infatti stavo per dirtelo eh. Sì, sì mm. Però sì, è quello che amo Infatti nel mondiale eh, Nel paddock lì Mi chiamano Little Man, ah, little man. E Infatti io sulla tuta ho scritto Ormai anche sui social Io mi chiamo Little Man ah, dai. Sì, 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 molto Senti, hai un rito che fai prima Di, di partire No, eh, a parte un po' di movimenti di stretching con, con la tuta. Fai sempre lo stesso movimento? Sì, 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 sempre. Mi metto sempre a coccoloni eh, con la tuta, sì. Senti, e l'ognomo dove lo lasci durante la partita? Allora, lui dal giovedì, quando avevo un circuito, fino alla domenica, sta sempre sull'angolo del mio box, che guarda la moto. Guarda la moto, te la protegge Tr lui. Sì, esatto, tranne che sul podio quando faccio podio me lo portano lo e portano. io lo tengo sul podio ma che bello sì sì senti e dove dormi durante il campionato? allora alcune trasferte le facciamo con il camper sì. quindi sto lì sì. che è molto comodo avere tutto a portata di mano se no, ho hotel ah, sì ecco, capito capito sì. il circuito più bello che hai il... in cui hai corso? Sì. Direi Porto eh, in, in Portogallo. Portogallo. Sì, perché ha un layout veramente... Ma è un circuito importante dove fanno anche la MotoGP o no? Sì, sì, sì. Ah. Noi proviamo in tutte le piste... No, le piste che sono fanno... importanti. Sì, 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 sì. Bene, bene. bene, bene. Intanto, dove vorresti arrivare in futuro? Ti direi... <ride> la domanda è un po' retorica. Sai, sì. sì. sì, il sogno di tutti è la MotoGP. Sì. Quello non posso nasconderlo. Eh. Però per adesso vincere il mondiale, eh. quest'anno Quando finisce? A ottobre, ottobre-novembre, ottobre, sì. ottobre, E inizia? Ad aprile Ad aprile siamo Scusami, a... quest'anno a marzo ha iniziato A marzo, quindi mm. ti ho portato via mezza giornata di allenamento ti scusa. <ride> No, no, mi sono andato stamattina apposta Senti, ci sono, non, non, ci sono altri toscani nel campionato? C'è un ragazzo, sì Un ragazzo, di dove? Sì. Di Bagnaripoli Di Bagnaripoli. quindi siete due fiorentini che andate... È più grande di te? Uh, no, la mia stessa Alla età. età. Sì, due ventunenni, sì. due, due toscani. Bene, bene, mi fa, mi fa davvero molto piacere. Senti, hai visto altri ragazzi che avevano fatto moto con te, i tuoi coetanei, che poi hanno abbandonato? Sì, moltissimi. Moltissimi. Per quali motivi? Quali sono i motivi? Che... Uh, economici. Mm. Parecchi economici. È un bello ostacolo questo qui, dei costi. Eh? Sì. sì, sì, sì. Ma Infatti. Diciamo che la più grande vittoria uh, da piccolo ero sempre classificato perché da piccolo ero molto cicciottello, uh, sai, mio babbo faceva il meccanico, quindi eravamo due scappati di casa sì, <ride> eh. rispetto ai team che c'erano già ufficiali e quant'altro. E ho visto infatti tanti piloti che pensavano già di essere arrivati. Essendo nei team ufficiali eh, e poi io adesso che sono al mondiale e, e loro non li, più visti. Non, li ho, non li ho più visti. Cioè, questa non è stata una, una vittoria per me stesso. Mi dispiace tantissimo per loro perché sono tutti i miei amici. Uh, però nessuno ti avrebbe, avrebbe scommesso su di te, esatto, esatto. Solo e la mia famiglia e, 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 po e poche altre persone. Ed è facile andare avanti quando nessuno crede in te eh, se non la tua famiglia. No, 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 no. Da piccolo no. Io da piccolo sono sempre stato, diciamo, male sotto questo aspetto. Uh, però è stata anche una forza dopo. Alla fine... Si è vigilato me, sì, esatto. Ti ha aiutato quello perché sì. eri testardo, eri determinato. Ha fa fame, <ride> <ride> molta fame. <ride> Quindi sì, sì. Se non hai fame non, non arrivi. Ce l'avresti fatta senza la tua famiglia che comunque ti sosteneva con la tua voglia? Mm, secondo me no, ah, no, qualcuno comunque serve accanto a te sì, 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 sì. che sia un amico che sia la famiglia sì, anche se non ci credono gli altri, almeno ci credevi te e la tua famiglia, non ti sentivi solo, sì, 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 ma secondo me, anche se non ho se non avessi vissuto questa parte della mia vita da piccolo, secondo me non, non so se sarei stato qua adesso al mondiale, perché ti fortifica molto e ti, fa voglia, cioè, ti viene voglia proprio di, di spaccare il mondo quando non hai niente e quando trovi queste difficoltà da piccolo quindi secondo me sì sei proprio convinto di questo eh? Insomma, la, le difficoltà da bambino alla fine ti hanno dato quella voglia di dare di più, di dare il massimo sì. anche più di quello che potevi pensare sì eh, guarda condivido molto anche questo anche io lo, vi, lo vivo su di me in effetti è, è vero è così le difficoltà che anche io ho avuto come tanti hanno avuto da bambini se vengono affrontate e superate e impari molto da quelle difficoltà, poi hai una forza che altri, che altri magari non hanno. Quindi bravo, bravo, vuol dire che hai maturato e hai insomma a 21 anni riuscire a capirlo non, non è facile. Quindi bravo, bravo, complimenti. Si vede che insomma, fare questo sport ti aiuta a maturare anche in fretta, sì, sì, sì soprattutto sì. questo sport ti fa. Vedo tanti ragazzini, ad esempio, ora sono stato a Misano a vedere il campionato, il campionato italiano e vedo ragazzini di 14 anni che cioè, sembrano che ne abbiano 20 di testa quindi ti fa veramente c'è qualcosa che non ti ho chiesto che avresti voluto dire? Eh, ora su due piedi non te lo so per dire. devo dire che ho chiesto tutto. Mi chiesto tutto vabbè comunque dai devo dirti che averti conosciuto mi ha, mi ha fatto vedere un ragazzo che ha una bella passione che contro tutto e tutti è riuscito a portarla avanti. Quindi, sei un bel esempio di determinazione. Ed è l'invito che facciamo anche a chi ci segue: insomma di non, di non arrendersi, di non rassegnarsi alle difficoltà. E se ci credi, se vedi, se senti dentro di te quel fuoco, quella fiamma che, che arde, devi continuare e provarci. E, insomma, quindi, davvero complimenti a te per esserci riuscito. Per continuare a farlo, noi sappiamo che comunque sei sui social, quindi se qualcuno di, chi, di coloro che ci seguono ha qualche domanda può, può cercarti e, e fartela. certamente Altrimenti ci vediamo su Sky Sport, su Dazon e sul sito della Superbike. Sito della Superbike. <ride> Bene, grazie a Mirko Gennai, un giovanissimo toscano che è già presente non solo in Toscana ma in tutta Europa, con la sua voglia di arrivare primo sulle piste del motociclismo internazionale speriamo di poter dire nei prossimi anni che ti abbiamo avuto ospite di questo podcast siamo presenti, il podcast che la regione toscana con Giovani Si sì, eh, ha pensato proprio per raccontare storie reali di giovani toscani quindi grazie a te, auguri per tutto e lascia a te la chiusura, saluta chi, chi ci segue, puoi guardare la telecamera grazie a voi per essere stati qua e per vedere questo podcast grazie a te per avermi miei... ospitato in questa stanza, eh, e direi fate tanto sport che lo sport è vita, quindi lo sport dà emozioni e tutto ciò che da lui non, non ve lo dà nessuno. Grazie no. a Little Man, giusto? <ride> esatto, giusto. E così mai. Ciao ragazzi.